Salve a tutti ragazzi, qui è Shadow, oggi siamo qui in questo nuovissimo video, iniziamo un gioco di 8 anni fa, quasi 9, sì, no, 8, e niente, che non ho mai giocato, ora vabbè, scusate se sto parlando tanti filmati, ma questa voce è stata aggiunta dopo, perché ho deciso di tornare a non commentare, almeno questa serie, e vabbè, come ho sempre fatto, tranne nelle ultime due, e niente, direi di iniziare. Ho scelto di portare questo gioco perché, vabbè, porterò tutti gli Assassin's Creed, fino a Valhalla, fino a Mirage. Vabbè, non ho lasciato qualcuno, non porterò, penso, il primo, almeno quello. In realtà si potrebbe anche fare con la Remastered. No, vabbè, si potrebbe anche portare tutti. E vabbè, vi lascio al video, sarà una serie abbastanza lunga anche, perché voglio fare parecchie cose. E niente. Dove il passato diventa tuo. L'ultimo gran maestro del Cannale. Voilà. Un amico del Tempio. Lorak, il messaggio del consiglio era chiaro. Non sei benvenuto. Devo vedere il Gran Maestro. Sta pregando, come tutti. Un altro giorno, forse. Re Filippo dissente. Tu, cane. Che non stai marcendo in una cella, io non lo capisco. Siamo traditi. Spade in pugno, amici. Difendiamo il tempio. Non tu, fratello. Ho un altro compito per te. Seguimi. Fra Filippo è stato più veloce del previsto. Qualcun altro è all'opera. Il Papa? Gli assassini. Gli assassini? Credevo che i Khan mongoli li avessero sconfitti da tempo. Gli assassini risalgono a prima di Masyaf. La loro folle anarchia è peggio della peste nera. Mi pare. Stanotte avremo la peggio, ma se ti sbrighi, salveremo l'ordine. Cosa devo fare? Va alla torre, prendi la spada e il libro, nasconditi. Non devono finire in mano agli assassini. Gran maestro, io non... Ah!
alzare mano. Tenete il ponte! Su! Diamine! Dovrò cambiare percorso! Apro la panna! Già porto! Sono entrati nella torre, hanno preso...
Clemente, ascolta. Entro la fine dell'anno risponderai dei tuoi crimini davanti a Dio. E tu, Re Filippo, non esiste punizione commensurata al male che hai causato al Tempio. Ti maledico. Maledico i tuoi figli per 13 generazioni. Che tu sia dannato! Consumata dalle fiamme di avidità e ira, così ebbe fine l'era della vera saggezza. I cavalieri templari, un tempo portatori di ordine, pace e conoscenza, non esistevano più. Sì, mandiamo uno sniffer. Se l'abstergo ci becca, aiutami. Ok. Lo vedo. Ehi, questo ti disorienterà, quindi sarò breve. Sono vescovo, non è il mio vero nome, ovvio, ma non saprai altro oggi. Ascoltami molto bene. L'abstergo ti sta usando. Ti spreme i neuroni per esaminare i dati dei ricordi genetici. L'abstergo ha già messo le mani su molte aziende, governi, organi di stampa, associazioni. E ora vuole controllare la storia stessa. Se questo non ti spaventa, ti sbagli. Ma siamo qui per fermarli. E ci serve il tuo aiuto. Diacono, la sequenza genica. AD16, B13, I87. Sì, la preparo. Settimana scorsa abbiamo esaminato dei ricordi non sequenziati nel server Helix di Abstergo. Per ora vorremmo che vivessi un frammento della vita italiana. E così capirai la nostra lotta. Alla fine, deciderai tu stesso cosa vuoi fare. Ti aspettiamo. Arnaud? Non posso venire, padre. Forza, figliolo. Tu resta qui ad aspettarmi. Io tornerò quando la lancetta sarà in cima. È tantissimo. Non è affatto vero. E quando torno, vedrai che fuochi d'artificio. E Arnaud, niente esplorazioni, hm? Sì, padre. Vuoi startene lì con il vecchio Bruno? Vieni! Il maialino! Guardie, fermateli! Aspettate che arrivino le guardie! Presto, presto! Dai! Non ne ruberai mezza. Ladro! Mettila giù! Fa
Fanculo, che cazzo succede? Sai qual è la punizione per chi ruba? Mettila subito via! Peccato! Queste sono per sua maestà, non per quelli come te. Oh, cazzo! Che cos'è successo? Osi disobbedire? Chi abbiamo qui? Un ladro? No, signore, no. Ladro! Mettila giù! Alt! Cittadino, mi sto stancando. Presto, di qua! Visto che facce quando abbiamo preso le mele? Sono Arnaud. Elise. Sono qui con mio padre. Anch'io. Ha importanti affari con il re. Che cosa facciamo ora? Shh. Senti... Tranquillo, non verranno mai a cercarci qui. È solo colpa mia. Ho preso io quella mela. Vediamo dove vanno. Presto! Se ne stanno andando. Franklin, spero che questa disgrazia non alteri la vostra opinione sulla Francia. Se giudicassimo le nazioni in base ai Elise, loro crimini, padre, tutti i popoli sarebbero... Vieni qui tu, ora! Padre! Vieni via, piccolo. Arnaud! Guardami!
vincere a carte ti riduce a rubare, bastardo! Calmati, Victor, sono qui per il mio orologio. È il mio orologio, l'ho vinto. Beh, in un mondo onesto, Victor, sarei d'accordo, ma non in questo. Siamo in Francia. Io ti ammazzo. Oh, stai attento, ti farei male. Ho fatto una visitina a tuo fratello. Hugo, chiama le guardie! Un attimo. Al diavolo. L'ho preso, Victor. Non lo prenderà. Insomma. Scusate. Come osate? Pardon, signora. Fuori dai piedi! Via! Signori, vi prego, possiamo trovare un accordo. Scusate, non è stato addomesticato. Fabbro non saprà neanche leggere l'ora. Vieni qui a ripeterlo. No. Torna qui! Ladro! Fermatelo! Vi spacco la testa contro il muro! Il saggio sa quando deve arrendersi, Victor. Exactly.